Marta, ormai ci siamo, la Champion è veramente ad un passo. Sì, ormai mancano 5 giorni, stiamo preparandoci al meglio per questa prima partita di Champions e insomma arriveremo all'appuntamento nel miglior modo possibile. Cos'è rimasto di questa partita di Supercoppa, oltre all'amarezza di aver lasciato la Supercoppa al Brescia ai calci di rigore, però c'è anche la consapevolezza, di aver giocato alla pari con il Brescia e di essere già a un buon punto di preparazione. Certo, il St. Pölten, la squadra austriaca, ha quasi un mese e mezzo di campionato nelle gambe. Sì, loro sono sicuramente in una condizione migliore della nostra perché appunto sono nel pieno del campionato, sono anche un'ottima squadra, prima in classifica con diversi punti di distacco dalla seconda, hanno vinto lo scorso anno il campionato, quindi ci aspetterà una partita sicuramente molto difficile e con un avversario ostico che insomma si farà valere tra le mura amiche. Dalla partita del Brescia, come hai detto tu, c'è tanta amarezza, però dall'altra parte ci sono state sicuramente delle buone cose espresse in campo da cui ripartire e degli errori su cui abbiamo lavorato e stiamo lavorando per crescere e migliorare. Che atteggiamento avrà la GSM Verona in Austria? Di contenimento in attesa della gara del Bentegodi o andrete comunque per fare la partita? No, beh, noi andiamo lì per fare la partita. Adesso avremo ancora modo in questi ultimi giorni di studiare meglio l'avversario e vedere laddove è possibile attaccarlo perché ha dei punti di debolezza e invece dove è utile coprirsi un po' di più perché ci sono magari i loro punti di forza. Però noi andiamo per fare la partita, per vincerla, non sicuramente con un atteggiamento, di attesa.